Voci.fm, il sito delle voci. Massimo Resu su Voci.fm. Allora, com'è stato doppiare un anime? Ma com'è stato? È stato in realtà come doppiare qualunque altra cosa. Sicuramente, a differenza di come a volte si fa nel doppiaggio, in cui c'è una diversa caratterizzazione a seconda del prodotto che uno va a doppiare, ma non nel senso di qualità, nel senso proprio di registro, di chiave interpretativa, in questo caso non c'è stata questa differenza. Cioè, doppiare Ban, che è il mio personaggio, così come buona parte dei personaggi che appartengono a questa serie, è stato un trovare delle emozioni, andare a frugare nel proprio io, nel proprio vissuto, esattamente come si farebbe per il più vero dei film cinematografici, con degli attori in carne e ossa. Non c'è stata quella mediazione che a volte il disegno animato ha, e questo ci ha aiutato a trovare, credo, anche insomma, il giusto veicolo emotivo per far arrivare le intenzioni che hanno messo in originale i doppiatori nella serie al pubblico italiano. Stiamo parlando, specifichiamolo che non l'abbiamo detto all'inizio, di Seven Deadly Sins, i sette peccati capitali, la serie appunto di anime su Netflix. E ogni personaggio, ogni cavaliere rappresenta in qualche modo un peccato capitale. Il tuo qual è? Il mio è il peccato dell'avarizia. Attenzione! E siccome fino a questo momento abbiamo cercato con il direttore di doppiaggio, che è Marco De Risi, e che ringrazio per avermi dato questa fantastica opportunità, di trovare un corrispettivo tra i nostri caratteri, insomma, di attori, ma anche di esseri umani, di persone, in quello che poi siamo andati a doppiare, insomma, almeno in questo caso posso dire mi dissocio, ecco, non mi rispecchia l'avarizia. Io sono Massimo Resu e saluto tutti gli amici di Voci.fm. Chi lavora con la voce è su Voci.fm. Scarica l'app di Voci.fm gratis su App Store e Google Play.